che si è costituito a seguito dell'autorizzazione data alla cementeria Sacci per costruire un nuovo impianto, visto che quello esistente è tra i più inquinanti a livello europeo e il dato che presento è dalla Assoindustria Cementieri Europea, quindi no, quello che insiste da 40 anni qua, senza che ci sia mai stato un controllo pubblico sulle emissioni di una delle attività più inquinanti. Ecco, io so queste cose appunto perché, come giustamente dicevate qua, e quindi chiedo appunto che chi ha due neuroni che si collegano vogliano seguire appunto questa, che deve essere una battaglia cruciale per, la nostra, per il nostro territorio, perché questo è il paese con il più alto tasso di tumori, fonte Istituto Superiore di Sanità, e il Partito Democratico a firma Bianchi si è premurato di dire che i dati dell'Istituto Superiore di Sanità non erano attendibili perché l'intervallo di confidenza non era attendibile. Brevemente, l'intervallo di confidenza è il numero, il campione, il numero di persone che fanno statistica, e questa statistica può essere utilizzata in tribunale. Bene, se una casistica di tumore deve essere su 100.000 abitanti un caso e qui muoiono 5 persone ogni anno, non è statisticamente rilevante, ma lo è umanamente, perché siamo 15.000 e non 100.000. 1 contro 5, ecco, questo è uno dei parametri che hanno dato. Quindi quello che ho vissuto in questi anni di riunioni continue di poche persone, a dire il vero, è stato di vedere che noi abbiamo fatto un ricorso al TAR, l'abbiamo fatto noi, un'associazione di Roma e con il Comune di San Severino, che si è fatto anche promotore di questa cosa, il sindaco è intervenuto ad una nostra conferenza e ha fatto un ricorso dove a pagina 12.b c'è scritto che il vento da Castel Raimondo a San Severino spira il 12% dei giorni. Cioè, c'era a suffragio di questo ricorso presentato da un valente avvocato la relazione del professor Leonesi, era accanto questa, insomma, presentata insieme, dove c'è scritto appunto che, dati alla mano, come sappiamo quella è la svendatora, 85% dei giorni il vento spira da Castel Raimondo a San Severino. E quindi il nostro comune doveva essere parte, ma a seguito di questa dichiarazione il nostro comune, con il producente, stato il comune ha perso il ricorso. Ecco, questo è un dettaglio che ha speso 6.000 euro per buon avvocato. Sono stati spesi 6.000 euro per questo ricorso di soldi nostri. Quindi, visto l'errore, ci hanno detto che hanno fatto un appello. Di questo appello e della situazione in essere su questa questione cruciale dell'apertura di una macchina che emetterà 2,5 volte le emissioni che abbiamo subito per 40 anni, non abbiamo saputo altro. Però, ecco la cosa importante, il comitato, 4 ragazzi insomma che sono messi insieme, hanno ottenuto che per la prima volta in 40 anni di attività venisse fatto un monitoraggio sull'aria che noi respiriamo. Bene, questo monitoraggio è stato fatto spendendo 60.000 euro di soldi nostri a cementificio spento. A cementificio spento è stato fatto un monitoraggio i cui dati non sono stati pubblicati. Scusami, c'era anche un problema sulla distruzione centrale, è un dettaglio cruciale insomma che approfondiremo, perché i dati a San Severino non sono ancora stati chiesti, quindi non li sappiamo. Detto questo, questi punti appunto che servono per cercare di l'aria è buona a San Severino, quindi possiamo sporcarla. Questo è il senso. Io e 4 anni c'è un cementificio, da come ho letto i risultati, no? Sta frizzito del comune, capisco, di Castel Raimondo. Esatto, capisco come, però c'è scritto che non va male. E ma se c'è il vecchio spento, come fa? E quindi
le analisi devono essere fatte presente l'ente locale responsabile, gestite dall'ente locale, non gestite dalla società pubblica che non si sa che rapporti c'ha con il cementificio, questo tocca fare se vogliamo tenere qualcosa. Allora io sollevo un altro punto cruciale sullo scenario che si sta palesando di fronte alle nostre realtà, che quello che verranno a bruciare sarà un prodotto, non saranno i rifiuti della nostra terra, e non sapremo da dove verranno queste cose, chi li gestirà, sappiamo solo insomma che bruceranno, non diciamo altro. Quindi è l'interesse, io mi sono permesso appunto di prendere la parola e non ho avuto il là di farlo alla conferenza che ho organizzato, complimenti, perché mettersi insieme appunto è trovare esperienze che si attivano. Io non ho nessuna velleità politica, lo ripeto qua perché non me ne può fregare di meno, non ho tempo, però il territorio, cavolo, ci tengo, perché ci viviamo, e è drammatico pensare che verranno a bruciarci merda in testa dicendo che fa bene, dicendo che ci fa bene. Ecco, io spero che I nuovi sindaci, questi che vorranno metterlo nel programma elettorale, no forte all'ingegneria. E fare la causa insomma che abbiamo, perché il punto nascita, io mi sono avvicinato al comitato, non ho avuto molto tempo di frequentarlo, ma devo grazie a mio figlio che è nato a San Severino in una condizione meravigliosa, e il plauso insomma a quello staff. Stamattina ho incontrato uno dei medici insomma che stava lì e mi sta dicendo appunto che stanno andando via i medici, perché siccome chiude, siccome c'è la Vox Populi che chiude, i medici se ne stanno andando, e quindi il prossimo anno si ripresenterà la questione e non raggiungeremo i 500 parti. Il problema è questo, però io chiudo, grazie. Io chiudo, grazie. Appunto, cerchiamo di tenere le antenne dritte, e secondo me quello che ognuno di noi deve fare è chiedere ai propri rappresentanti conto di questa situazione. Grazie. Bravo, Olivia.